l'anno 99 di nostra vita. Io, Francesco Guccini, eterno studente. Perché la materia di studio sarebbe infinita. E soprattutto perché so di non sapere niente. Io, chierico vagante, bandito di strada. Io non artista, solo piccolo baccelliere. Perché per colpa d'altri, vada come vada, a volte mi vergogno di fare il mio mestiere. Io dico addio a tutte le vostre cazzate infinite, a riflettori e paillettes delle televisioni, alle urla scomposte di politicanti e professionisti, a quelle vostre glorie vuote da coglioni, e dico addio al mondo inventato del villaggio globale, alle diete per mantenersi in forma smagliante, a chi parla sempre di un futuro trionfale e ad ogni impresa di questo secolo trionfante, alle magie di moda delle religioni orientali che da noi nascondono soltanto vuoti di pensiero, ai personaggi cicaleggianti dei talk show. Io la pelle d'oca, non so voi, premio Fox o meno, alla letteratura e alla musica, Loriano Machiavelli e Francesco Guccini. Calenzane in piedi per questi due grandi personaggi. Quando due grandi uomini si incontrano nasce sempre qualcosa di importante, Machiavelli. Devo dire che è stato un bel incontro con quello con Francesco Guccini. Devo anche dire che è la prima volta che vengo accolto assieme a Francesco dalla musica di Fellini. Grazie a Calenzano. Questa è un'altra bellissima cosa. Ma come è nato questo incontro? Ma è nato per caso, come tutte le cose che riescono bene. Un giorno ci è stato chiesto di scrivere assieme un romanzo, che peraltro l'idea era di Francesco Guccini, che me l'aveva ceduta. Dice: fai sto romanzo perché tu sei molto bravo a scrivere romanzi gialli. L'ha detto lui, non lo dico io adesso. E allora lì c'era qualcuno che ha sentito e dice: ma perché non lo scrivete assieme? Così è nato il duo Francesco Guccini e Loriano Machiavelli. È un duo dunque, ormai è consolidato questo duo, maestro. Abbastanza, io penso, scrivo il titolo e penso alla copertina e lui fa tutto il resto, e quindi funziona benissimo. Tra l'altro il titolo l'ho inventato mentre venivamo qua in macchina. Il titolo del prossimo romanzo, e quindi abbiamo già qualcosa. Possiamo dirlo oppure è una sorpresa? Assolutamente no. Assolutamente no. Il maresciallo Santovito, come nasce, maestro? Nasce perché è un piccolo paese di montagna, si svolge la prima storia, Macaroni, che prevede anche l'emigrazione in Francia, ma la base è un piccolo paese di montagna, e in un piccolo paese di montagna non ci può essere la polizia di Stato, ci sono soltanto i carabinieri. Quindi il maresciallo Santovito, non ricordo neanche perché, nel primo romanzo si sa verso la fine che lui si chiama Santovito. Dice si arrabbia perché stavano cercando di fregarlo. Fino a quel momento non sapevamo, era semplicemente il maresciallo. Picchia il pugno sul tavolo urlando: posso dirlo? Certo, che ore sono? Lo dico, c'è scritto nel romanzo: non prenderete per il culo il maresciallo Benedetto Santovito. Poi nel corso degli altri romanzi l'abbiamo arrotondato come personaggio, gli abbiamo dato un carattere, del carattere si intuiva del primo, ma un carattere più formato, una famiglia, un retroterra culturale, tutto quanto, insomma. E adesso il maresciallo Santovito non c'è più perché è andato in pensione, o perché personaggi letterari non muoiono mai, quindi diciamo che è andato in pensione. Un'altra esperienza molto importante tra Loriano Machiavelli e Francesco Guccini sicuramente sono le vicende dell'ispettore della Forestale dei Gherardini, da cui è stata tratta la serie TV A un passo dal cielo. No, questa non è così. Nega.
non c'entriamo niente con un passo dal cielo, delle cose così né io né Francesco ne faremo mai. Ma come mai dicono invece che siete voi, Otori? Non lo so, non ho idea di come sia nata questa leggenda metropolitana. No, il nostro personaggio è un ispettore della forestale, perché quando Santovito è andato in pensione ci siamo chiesti come potevamo trovare un nuovo personaggio. Abbiamo pensato a uno della forestale che fino a quel momento lì non era stato trattato da nessun altro. Poi noi abbiamo fatto questo primo romanzo sull'ispettore della forestale e dopo è nato casualmente un passo dal cielo, ma dopo noi non c'entriamo. E voi non c'entrate niente. Non c'entriamo niente, però vi devo dire che il primo romanzo con Marco Gherardini, detto Poiana, si intitola Mala stagione, che non ha niente, quindi, come vedete, a che vedere con i due passi o tre passi dal cielo. Due passi. Succedono cose strane nella vita, come per esempio qualche anno fa Francesco Guccini l'avevano dato in cielo. A un certo punto, cosa era successo? Ma sono effettivamente morto, ma non me ne sono accorto e allora ho continuato a... Le cose strane della vita. Fra voi due mi sento... Ma infatti, stavo guardando quello, ma lei... No, venga qui. No, venga. Ma chi è il maestro tra i due? Ma non lo so chi è il maestro tra i due, e io qualche volta quando lo vado a trovare per il nostro lavoro entro e lo saluto come magister, salve magister, perché mi piace questa espressione che ho rubato peraltro a Eco nel Nome della Rosa, il giovane allievo di Guglielmo da Baskerville lo saluta il suo maestro dicendo appunto così, salve magister, e mi piace molto salutare Francesco Guccini con questa espressione. Mentre Francesco Guccini come risponde a questa domanda? Dove mangiamo questa sera? Dunque, ma vi incontrate, la prima cosa è organizzare la cena. E anche dove beviamo, Certamente, sì. Questo è fondamentale, anche perché una buona cena deve essere accompagnata da un buon vino. Facciamo un applauso a questi due grandi personaggi, Loriano Machiavelli e Francesco Guccini. Machiavelli, Dacia Maraini, Andrea Camilleri, adesso Loriano Machiavelli, considerato uno dei più importanti giallisti a livello internazionale, no? A livello italiano. Come si sente in questo momento? Ma come mi sono sempre sentito, uno scrittore, e quindi continuerò a scrivere finché potrò. Posso dire una cosa? Lei stasera può fare di tutto. Ai miei lettori, l'anno prossimo il mio personaggio, che non è quello che abbiamo inventato assieme a Francesco Guccini e Sarti Antonio, come forse uno o due di voi sanno, compierà i 40 anni, e questi 40 anni saranno esattamente gli stessi anni che ha un grande personaggio della storia del romanzo poliziesco, che è Jules Maigret. Jules Maigret è vissuto 40 anni, l'ultimo romanzo è uscito dopo 40 anni dal primo, il mio tra anno sarà... Non l'ultimo, perché ho intenzione di superare Jules Maigret con altri 5, 6 anni, 10, 15, chissà quanti. Ma quanti romanzi ha scritto? Non li ho mai contati. Ma lo sa però, dai. No, non lo sa, ogni tanto non va a controllare. Assolutamente. Abbiamo fatto a Pistoia? A Pistoia? Sono fenomenali. Vogliamo fare una prova? Perché no. Lui dice una cosa e Francesco dice, lo puoi dire, non lo puoi dire. C'è una ragione, perché... Lui pronuncia a bolognese Pistoia, allora dice andiamo giù a Pistoia, dico non so, non esiste una città si chiama Pistoia, ah ecco, allora sì esiste, insomma, allora per quello dice a Pistoia, ma chiesto se ha pronunciato bene Pistoia. A Pistoia abbiamo fatto in occasione di una presentazione un concorso fra gli ascoltatori di una televisione locale. E chi avesse indovinato il numero dei romanzi che avevo scritto, sono arrivate tantissime risposte, ma quando si è trattato di andare a vedere quanti erano in realtà non ce l'abbiamo proprio fatta. Maestro, scrivere un romanzo, scrivere una canzone, che differenze sostanziali ci sono? Molto grandi. Una canzone è sintesi, anche se faccio delle canzoni che durano 9 minuti, ma questo è un altro discorso. Una canzone è fatta di strofe, versi con rima, deve essere sintetica. Un romanzo ha solo pagine,
una pagina, mezza pagina, tre pagine, si può allungare. Poi, altra cosa fondamentale, il romanzo si scrive col computer, la canzone devo scriverla con una penna o un foglio di carta, quindi sono due mondi diversi, due approcci diversi, due modi di vivere le parole che uno butta giù, diverso. Grazie, grazie a Francesco Guccini e a Loriano Machiavelli. Da quando tutti i fan hanno letto i comunicati premiato Francesco Guccini per la musica con il Premio Apoximeno, tutti mi chiedono nella pagina ufficiale di Facebook, chiedi a Francesco Guccini se ritornerà a cantare sul palco. No. Perché? Perché sono stufè. Perché mi sono stancato, voglio dire, ho ormai fatto tanti anni di palcoscenico, ho detto basta, mi stancavo, non ce la faccio più e quando dico basta è basta. Insomma. Ce la regala 10 secondi di una canzone, così, come si suol dire? Aggetto. Fratelli d'Italia. Francesco Guccini e Loriano Machiavelli, prego, premia il dottor Petri della Conad e Mario Di Gangi, organizzatore del Premio Apoximeno, due grandi personaggi al Premio Apoximeno, alla 16ª edizione qui a Calenzano, come Francesco Guccini e Loriano Machiavelli. Ma andiamo a leggere le motivazioni partendo da Maria. Da Loriano Machiavelli, motivazione. Bologna è il teatro ideale di Loriano Machiavelli, giallista tra i più quotati a livello internazionale. Dalla sua penna è nato il brigadiere Sarti Antonio, poliziotto credibile, onesto e tenace, ma non particolarmente dotato nell'arte delle indagini, ma che si giovava della collaborazione del più sagace Rosas, extraparlamentare di sinistra dalla mente analitica. Ha frequentato l'ambiente teatrale come organizzatore, attore e autore. Con l'amico Francesco Guccini lo lega una lunga collaborazione che lo ha portato recentemente, dopo i successi del maresciallo dei carabinieri Santovito, a creare l'ispettore Ella Forestale Marco Gherardini, ispiratore della serie televisiva A un passo dal cielo, no, che abbiamo appena sentito. Non è vero, questo non è vero. Vuole aggiungere qualcosa? Che quattro passi dal cielo non sono nostri. Quelli sono i quattro salti in padella che al limite li facciamo poi tutti insieme con Francesco Guccini. Andiamo con il maestro. Il maestro a Pavana, nella casa del nonno carabiniere a cavallo, impara a parlare, mangiare, camminare, osservare, ridere, piangere e desiderare. Forse tutto quello che abbiamo sentito in musica e leggiamo adesso nei suoi libri. Nel genere noir, con l'amico Loriano Machiavelli, ha creato il maresciallo dei carabinieri Benedetto Santovito e l'ispettore della forestale Marco Gherardini. La forma della narrazione, la capacità di creare una raffinata costruzione nell'ambientazione storica, le peculiari capacità linguistiche ne hanno decretato il successo. Personaggio eclettico, poliedrico, non possiamo non ricordarlo per le sue poesie e musica di cui non ci sarà mai una parola fine anche dopo l'ultima Tolè. Vuole aggiungere qualcosa, maestro? Allora, Pavana, non Pavana. Mi scusi. Solo a me? Solo a me, dico, Pistoia? E poi il nonno carabinieri a cavallo era di Carpi, i pavanesi, non di pavanesi, erano mugnai, quindi sono due cose diverse. Comunque il nonno carabinieri c'era di Carpi, non di Pavana. Grazie. Ringraziamo e salutiamo con questo fortissimo applauso. Fate un passo avanti Loriano Machiavelli e Francesco Guccini, due mostri sacri della letteratura e della musica. Grazie. L'applauso di Calenzano per Loriano Machiavelli e Francesco Guccini.